Buona giornata a tutti, è una bellissima giornata di sole, 5 milioni e mezzo di cittadini che ieri hanno scelto di votare mi dicono e ci dicono che per il futuro dell'Italia c'è da ben sperare, le riforme partono dal basso, quindi partono dal popolo. Nonostante i poteri forti, nonostante i grandi gruppi di interesse, e quindi quando il popolo si muove è sempre una buona notizia. È stata una lezione di democrazia per tutta Europa, abbiamo ancora negli occhi gli scontri, ahimè, ancora in corso tra Barcellona e Madrid, abbiamo scelto una via regolare, pacifica, legittima, costituzionale, riconosciuta. Come già anticipato, la stessa opportunità la offriremo a chi da nord a sud ce lo chiederà, quindi nei giorni scorsi ho sentito parlare di richieste di autonomia da parte della Puglia, da parte dell'Emilia Romagna, da parte dell'Abruzzo, da parte del Piemonte, perché no anche da parte del Lazio, dove ci saranno elezioni regionali nella prossima primavera. È un modello di gestione più vicina ai cittadini e ai territori, fa bene a tutti, e quindi non è la vittoria della Lega, è la vittoria di 5 milioni e mezzo di persone che danno speranza a 60 milioni di italiani. L'esatto contrario di quello che ha fatto Renzi, di quello che ha fatto il Partito Democratico fino a ieri, imporre riforme dall'alto. Noi abbiamo scelto la via diversa, coinvolgere i cittadini, coinvolgere i sindaci, per rilanciare il paese partendo dal basso, partendo dai territori. Il prossimo voto sarà quello siciliano, dove ai siciliani la presenza di una nostra lista offre la garanzia di una vera autonomia, che non è l'autonomia di spreco e di assistenzialismo a cui ci hanno abituato Crocetta e compagni. Nello statuto siciliano c'è addirittura il potere di coordinamento dell'ordine pubblico nel mani del governatore, cosa che nessuno ha mai voluto, saputo o potuto applicare. Un governatore sostenuto dalla Lega, da Milton Salvini in questo caso, evidentemente sarà in grado di garantire l'applicazione vera del vero statuto di autonomia che i siciliani non hanno mai avuto la fortuna di vedere applicato. Io ho sentito sia Zaia che Maroni, sia ieri che oggi. Sorrido quando leggo interpretazioni sui giornali che parlano di vittorie sconfitte dentro la Lega, piacerebbe a qualcuno, ma è la cosa più lontana dal vero. Già da oggi i governatori sono al lavoro per passare dalle parole ai fatti. Penso che entro 20 giorni verranno consultati tutti i territori, sia in Lombardia che in Veneto, i sindaci, le realtà associative, imprenditoriali, per arrivare a trattare col governo centrale su una piattaforma seria e comune per le due regioni. Immagino che i governatori chiedano tutte le 23 competenze che la Costituzione permette di chiedere. Il nostro unico interlocutore è il Presidente del Consiglio. Leggo di figure di sesta fila che invece di fare i ministri fanno i politici sconfitti che polemizzano contro Tizio e contro Caio, il nostro unico interlocutore è il Presidente del Consiglio. Non è una battaglia partitica, è una battaglia di popolo. Ripeto, 5 milioni e mezzo di cittadini che nel silenzio imbarazzato di Renzi e del partito di maggioranza della Chiesa in Italia hanno scelto di andare a votare per il loro futuro sono un dato assolutamente eclatante. Ecco, quando l'accusa di populismo mi viene fatta, io la prendo come un complimento. Ieri è stata una lezione di partecipazione, di democrazia e di attaccamento popolare alle istituzioni che in Italia non si vedeva da tempo. Quelli che dicevano che la linea, tra virgolette, nazionale della Lega avrebbe riscontrato dei problemi al nord, evidentemente non avevano capito un accidente. Visto che non solo stando ai sondaggi la Lega è al suo massimo storico, ma una partecipazione popolare a un referendum del genere va ben al di là di quello che è l'ambito leghista, quindi evidentemente le richieste di autonomia hanno convinto 5 milioni e mezzo di cittadini e su questo Zaia e Maroni hanno mandato totale a rappresentare le esigenze di Lombardia e di Veneto.
che ripeto sono perfettamente in sintonia con quello che la Costituzione riformata peraltro dal centro-sinistra permette a tutte le regioni italiane. Alle prossime elezioni politiche si confronteranno due modi diversi di intendere l'Italia, una quella della sinistra che decide tutto centralmente e poi spalma i tagli sul territorio da nord a sud, e una quella della Lega e del centrodestra che invece parte dai territori, parte dalle comunità, parte dal basso e parte dal popolo. La lezione di ieri è che il popolo ha vinto 5-0 contro i poteri forti che hanno invitato all'astensione, hanno detto che non serviva, hanno detto sta bene a casa, non hanno informato, e quindi è in linea con quello che sta succedendo in tutta Europa. Da ultime le elezioni della Repubblica Ceca, anche lì i giornalisti italiani che ormai non sanno più da che parte voltarsi, devono prendere atto del fatto che il centrodestra e i cosiddetti populisti vincono e governano. In Austria si andrà probabilmente a formare un governo dove i cosiddetti populisti sono parte integrante della nuova maggioranza di governo. Il prossimo turno è quello dell'Italia, dove noi ci stiamo attrezzando, a differenza dei 5 Stelle, che sono in grado di dire solo dei no. Zaia e Maroni incarnano la Lega che governa da 20 anni, due dei motori d'Europa. La cosa bella è che la stessa richiesta di autonomia e di autogestione di politica a chilometro zero mi è arrivata da tante regioni, non solo del nord ma anche del centro e del sud. Meno vincoli dello Stato centrale, meno vincoli europei significa maggior sviluppo del territorio. Quindi meglio non poteva andare. Ovviamente l'unica eccezione è stato l'ennesimo 0-0 in casa del Milan, ma questo è un altro paio di maniche. L'autonomia calcistica non fa parte delle 3 competenze che i governatori sono in grado di trattare col governo centrale, però meglio di così dal mio punto di vista non poteva andare. Adesso ci sono 20 giorni per passare dalle parole ai fatti, contando che a Roma ci sia qualcuno che colga questa richiesta di 5 milioni e mezzo di cittadini che, a prescindere dalle idee politiche, religiose o partitiche, hanno scelto di votare. Da Lombardo sono stato ben contento di aver votato in 3 secondi cronometrati, nonostante tutte le polemiche, tra l'entrata nel seggio e l'uscita dal seggio, con 2 clic si è votato in 3 secondi. Spero che il Ministro dell'Interno sia in grado di garantire, con tutti i miglioramenti del caso, la stessa possibilità anche alle elezioni politiche. Altro non ho ad aggiungere, ringrazio tutti i militanti che si sono adoperati al freddo e al caldo in queste settimane. Ho l'orgoglio e la fortuna di essere segretario di un movimento politico che con la giornata di ieri ha coronato almeno 25 anni di battaglie politiche, consapevole del fatto che non è una vittoria della Lega, o meglio non è una vittoria solo della Lega, ma quando votano 5 milioni e mezzo di persone evidentemente è un sentimento popolare di cui conto che il governo non possa far finta di nulla. Se ci sono domande sono assolutamente a disposizione. Prima diceva che non ha fatto problema al nord della linea nazionale, al sud può avere problemi? No, tanto che faccio nomi e cognomi, in Puglia, in Molise e in Abruzzo stiamo lavorando per avanzare le stesse richieste previste dalla Costituzione vigente, perché anche le regioni del centro e del sud stanno morendo di assistenzialismo, visto che i soldi non arrivano per le ferrovie, non arrivano per gli ospedali, non arrivano per le scuole, ma evidentemente vengono sprecati. Io settimana prossima passerò l'intera settimana, dalla domenica al venerdì in Sicilia. I 2/3 della rete ferroviaria siciliana su binario unico e i 2/3 sono a gasolio, a nafta e a cherosene. Cioè qua blocchiamo gli Euro 5 e a Torino dicono non aprite le finestre che soffocate, e in Sicilia si viaggia a nafta e a cherosene. Quindi evidentemente non è il problema di togliere i soldi ai pugliesi e ai siciliani, il problema è che i soldi ai cittadini pugliesi e siciliani non arrivano o vengono sprecati da qualcun altro. Quindi penso che sia bellissimo che sia la Lega a dare vera speranza di futuro e di sviluppo a milioni di italiani che al sud sono stati illusi e sfruttati da decenni.
tutte le regioni. Chi lo chiederà? Chi è contento di questa gestione, di questa situazione? Per carità di Dio, non è forzato a farlo. Si parla di regionalismo differenziato, c'è qualcuno che è più pronto a gestire domani mattina le sue scuole, i suoi ospedali, di finanziare direttamente la ricerca universitaria, c'è qualcuno che invece magari non si sente ancora pronto. Quindi è un'opportunità che abbiamo offerto a 15 milioni di cittadini ieri e che offriamo a 60 milioni di italiani da oggi. Chi la vuole cogliere, ai noi un alleato, chi preferisce continuare a far decidere tutto dallo Stato centrale, libero di farlo. Parliamo un secondo delle autonomie, perché Martina stamani ha detto che materie fiscali e anche la sicurezza non sono e non possono essere materie di trattativa, però erano quelle che è stato detto non sarebbero state poi trattate con il governo. No, uno dei comuni lombardi che ha votato di più è il comune del ministro Martina, quindi evidentemente ha dei problemi con i suoi concittadini. Se non è in grado di fare il ministro dell'agricoltura, per avere un ruolo deve fare male politica, gli consiglio di cambiare mestiere. Ripeto, il nostro interlocutore non è qualche figura di secondo piano, ma è il Presidente del Consiglio. Sulla scheda elettorale c'è scritto chiaramente nell'ambito dell'unità nazionale qual è il livello di autonomia che Zaia e Maroni andranno a trattare. Ovviamente se chiedi delle competenze chiedi anche i soldi necessari per esercitare queste competenze. Poi mi risulta che anche il governatore dell'Emilia Romagna abbia aperto un tavolo di trattativa con il governo centrale in maniera molto bizzarra, sarà sicuramente una coincidenza, a due giorni dal referendum. Quindi diciamo che abbiamo aiutato anche i cittadini dell'Emilia Romagna ad avere un po' di autonomia, almeno a parole. E quindi io non mi stupirei che al tavolo della trattativa ci fossero Zaia, Maroni, Bonaccini. Sentivo che anche il governatore della Puglia Emiliano nelle scorse settimane parlava in termini favorevoli a questi referendum, quindi perché no il quartetto Zaia, Maroni, Bonaccini, Emiliano, e poi è chiaro che se chiedi competenze chiedi anche soldi nel rispetto della solidarietà, dell'unità nazionale, di tutto quello che a Martina evidentemente è sconosciuto. Dunque di quale autonomia stiamo parlando nello specifico? Di quella prevista dalla Costituzione, 23 competenze che passano dai giudici di pace alla tutela dell'ambiente, alla ricerca universitaria, all'ordinamento scolastico e fino ad arrivare a 23 competenze con soldi ovviamente collegati per esercitare queste competenze. Poi è chiaro che in Veneto ha votato quasi il 60% dei cittadini, quindi il mandato è a 360 gradi, però quando c'è una trattativa ovviamente ci sono due parti in causa. Conto che sia il Partito Democratico che il Presidente del Consiglio attuale e il Presidente del Consiglio prossimo tengano in conto che non si tratta di un sondaggio. Ecco, io sentivo qualcuno del PD che non ha capito che la gente voglia di partecipare, io potevate fare un sondaggio, però non si tratta di fare l'autonomia alla X Factor o alla Masterchef, qua si tratta di aver coinvolto milioni e milioni di cittadini. Quindi è chiaro, lo dico agli alleati del centrodestra, che nel programma comune di governo il tema autonomia, riforma dello Stato a partire dai territori dovrà essere centrale, perché magari qualcuno non si è accorto che è aria tira, e quindi è chiaro che i nostri governatori hanno tutto il diritto e dovere di trattare già tra 20 giorni quando hanno la legge in mano con Gentiloni. È chiaro che se il prossimo Presidente del Consiglio sarà di centrodestra e più ancora se sarà della Lega, è chiaro che la trattativa dovrà essere chiusa in un breve tempo. Scusi, il grande successo di Zaia di ieri, la provo un po' in chiave personale. Spero di avere tante altre preoccupazioni come la vittoria di ieri, perché vorrei essere l'uomo più preoccupato del mondo. No, ci siamo sentiti ripetutamente sia ieri che oggi, siamo felici del risultato perché abbiamo entrambi lo stesso obiettivo. Poi Zaia giustamente mi dice: ho chiesto il mandato ai veneti per tutelare l'interesse dei cittadini veneti, e quindi questo farò fino in fondo. Sono il segretario più fortunato, perché gli altri hanno dei problemi perché perdono i pezzi, noi abbiamo dei problemi perché andiamo avanti, quindi va bene così. Ecco, ma nel centrodestra la guida è sempre più a frazione leghista, vuol dire? No, ma ieri 5 milioni e mezzo di cittadini, la Lega non ha in Lombardia venuto 5 milioni e mezzo di voti, quindi hanno votato elettori dei 5 Stelle, elettori di Forza Italia, elettori del PD, elettori non elettori. Io ieri nel mio seggio ho trovato una signora che non votava da tanto tempo, ho detto: io però questo referendum ci credo.
Quindi non cambia niente dentro gli equilibri del centrodestra, non rivendico niente, non dico la nostra vittoria, è una vittoria del popolo che sicuramente a Bruxelles starà facendo preoccupare qualcuno, perché hanno provato più di una volta ad accostare il referendum di Lombardia e Veneto agli scontri catalani, non ci sono riusciti, e quindi penso che a Bruxelles oggi ci sia qualcuno che è più preoccupato rispetto a ieri. Matteo, posso chiederti se nella strategia che dovrete adottare adesso il dialogo con i governatori del PD, che è una delle cose che ha detto Maroni di voler fare, rientra anche tra le tue personali strategie, cioè a questo punto dialogare con Bonaccini piuttosto che con Emiliano? Essendo un referendum che riguarda il miglioramento della vita dei cittadini, tutti sono invitati. Quindi ripeto, sarebbe scontato vedere entrare a Palazzo Chigi con il dossier di autonomia Zai e Maroni, per me sarebbe ancora più bello vederci entrare Zai e Maroni, Bonaccini ed Emiliano. E chiunque altro in queste settimane, da Chiamparino a Toti, dica perché noi no. Quindi sarebbe una riforma della Costituzione, una riforma del Paese che al contrario rispetto a quello che ha fatto Renzi parte dal basso e non dall'alto. Quindi invito tutti gli amministratori locali che credono in questa battaglia da nord a sud a farsi avanti. Maroni ieri sera ha detto anche chiederò che si possa applicare anziché il 17% del cedito fiscale del 10% che è quello applicato in Emilia Romagna. E questo sì, se il governo dice che il modello è quello emiliano, mi sembra giusto che ci siano le stesse opportunità per tutti. Ripeto, nell'ambito della solidarietà e dell'unità nazionale, una miglior gestione delle risorse sul territorio, laddove vengono meglio spese, mi sembra assolutamente di buon senso, e magari sarà la volta buona di questi benedetti costi standard, la stessa spesa per fare la stessa cosa da regione a regione, da comune a comune, venga prevista obbligatoriamente. Però una differenza tra Lombardia e Veneto, innanzitutto per la diffusione dei dati, perché non abbiamo ancora dei dati definitivi e comunque la percentuale sembra al di sotto di quanto ha detto Maroni ieri sera, cioè superiore al 42, ha detto superiore al 40%, in realtà se la previsione, la stima è 38-39, è comunque sempre un buon risultato e poi un commento sul ritardo dei dati. 5 milioni e mezzo di persone che partecipano sono un risultato straordinario per un referendum, ripeto, consultivo. Ecco, quando riformeremo la Costituzione vedremo di introdurre sul modello svizzero anche dei referendum propositivi, perché è giusto che le riforme partano dal basso, se non le fa il Parlamento. Penso alla legge sulla legittima difesa che sta marcendo in Parlamento da 4 anni, o ai temi dell'immigrazione. È chiaro che il Veneto ha una storia secolare, ha una bandiera, una lingua, una tradizione, una cultura, è stata una realtà dominante a livello europeo e mondiale, quindi c'è un sentimento di popolo, un'identità di popolo più radicato che non in Lombardia. Questa è la storia che per fortuna lo dice, ci sono altre situazioni di questo genere in Italia, pensiamo ai quattro mori della Sardegna, pensiamo alla Sicilia, pensiamo al Piemonte, quindi fortunatamente l'Italia è forte perché tiene insieme tante bellezze e tante diversità. Che in Veneto ci sia stata più affluenza in Lombardia non occorreva uno scienziato per intuirlo, che ci siano, mi sembra, 100 macchinette che hanno avuto dei problemi su non so quante migliaia. Quante erano in tutto le macchinette? 24.000. Ci sta, è il primo esperimento di questo genere a livello italiano. Ho raccolto solo apprezzamenti per la rapidità e la semplicità del voto. Ripeto, spero che il Ministero dell'Interno, dopo il primo esperimento, con i problemi che ha sempre un primo esperimento, migliorandolo, possa offrire la stessa opportunità anche per le elezioni politiche della prossima primavera, però penso che meglio di così non potesse andare. Milano, la sua città. Beh, ma quando hai un sindaco che dice voto sì, anzi non voto perché sono via, diciamo che nel massimo poi ognuno fa quello che vuole nella vita, però diciamo che il partito che governa la città è stato assolutamente assente, però va bene così.
come in campagna elettorale farmi i governatori hanno un profilo istituzionale. Questa è la comunicazione del segretario della Lega che fa ragionamenti politici. Loro, fino a ieri sicuramente, ma da oggi ancora di più, hanno mandato a rappresentare anche quei milioni di elettori che non c'entrano nulla con la Lega, ma che hanno votato sì. Mi sembrava di più giusto mischiare le istituzioni alla politica. No, ci sono sia Maroni che Zaia, oggi sono in regione perché, ripeto, ci sono due inter diversi, Regione Lombardia ha bisogno di approvare una risoluzione del Consiglio regionale, Regione Veneto invece ha bisogno di una legge approvata dal Consiglio regionale, però in entrambi i casi entro 15-20 giorni l'inter dovrebbe essere concluso. Io ho chiesto, ma l'avrebbero fatto anche di loro inserire, di coinvolgere tutti i territori, sia chi ha votato sia chi non ha votato, tutti i sindaci, perché trattare col governo ci vanno a nome di 15 milioni di elettori, non solo di quelli che hanno per cui, quindi non voglio mischiare la politica alle istituzioni. Grazie mille, buon lavoro a tutti. Grazie. Sono le foto di prima però. Matteo, così di qua, grazie. Grazie. Leggermente a destra, Matteo, grazie. Leggermente a destra. Matteo, per noi qua sotto, Matteo, grazie. Buona. Dove ci mettiamo per le TV? Qui, qui. Qui va bene? Qui va bene. Ragazzi, basta fotografi, scusate, per un attimo. Fotografi basta. Ragazzi, piano. Ragazzi, c'è tempo per tutti. Anche in due di perché no? Parla? No, c'è un problema al microfono. Scendi un attimino. Ragazzi, c'è qualcuno che ha la nostra frequenza? C'è qualcuno che ha la sua frequenza? C'è qualcuno che ha la sua frequenza? Ragazzi, basta spegnere uno dei microfoni. Vabbè, io sto qua. 24-1. Spegnete il giornale. No, devo andare a Strasburgo. Quella chiavetta vuoi? Adesso non la puoi mettere. Sì, hai ragione. Bravissimo. Ci lo prendiamo in fronte del tempo. Beh, andiamo a fare. Perfetto. Sì, andiamo. Sì, ci sono. Ci siamo tutti. Occhio il testa. Prego. Sono un po' più basso. Aspetta. Chi è che deve fare il più basso? Io. Quindi Matteo Salvini soddisfatto dell'esito di questo referendum? Orgoglioso di una partecipazione che è un modello di democrazia per tutta Europa, ordinata, legittima, che chiede autonomia, politica a chilometro zero, soldi spesi meglio, spesi più vicini ai cittadini. E da oggi la stessa opportunità la offriamo a chiunque in Italia voglia avere meno burocrazia, meno tasse, meno vincoli statali europei, quindi dalla Puglia al Piemonte, dal Lazio all'Emilia Romagna siamo a disposizione, non è la vittoria della Lega, è una vittoria del popolo e quindi l'Italia la riformeremo partendo dal basso, coinvolgendo i cittadini, coinvolgendo i sindaci, occupandoci di strade, di scuole, di ospedali, di università, di lavoro e quindi meglio di così non poteva andare, sono felicissimo. Zaia ha detto che chiederà i 9 decimi del residuo fiscale in regione
Questo come si concilia con il suo progetto nazionale? Ah, chiedete ai cittadini del sud se sono contenti dei treni che hanno, delle scuole che hanno, degli ospedali che hanno, della disoccupazione che hanno. Evidentemente laddove viene deciso tutto centralmente a Roma o a Bruxelles non è l'interesse dei cittadini né per il nord né per il sud. Quindi permettere alle regioni meglio governate di gestire una parte maggiore delle loro risorse è anche l'unica possibilità di sviluppo per quelle regioni del sud, penso alla Puglia, penso all'Abruzzo, ma penso alla Sicilia dove andrò settimana prossima, mentre Renzi va in giro per l'Italia con Freccia Rossa, le ferrovie in Sicilia sono a gasolio, sono a nafta, sono sul binario unico, per andare da Trapani a Ragusa ci metti 13 ore. Quindi avere una gestione più vicina ai cittadini, più vicina ai territori è un interesse di 60 milioni di italiani, quindi che sia la Lega a riformare in senso moderno, concreto ed efficiente l'intero paese per me è doppio motivo di orgoglio. Matteo, senti, Silvio Berlusconi è venuto a Milano e ha fatto una conferenza stampa con Roberto Maroni. Tu non l'hai fatto, hai spiegato che non l'hai ritenuto opportuno. Adesso che è stato fatto il referendum sarà possibile vedere te il governatore insieme a proporre una strategia per il paese rispetto a quanto è accaduto ieri? Assolutamente sì, la riforma sì, che parte dal basso, quello che viene indicato spregiativamente come populismo è l'esercizio di democrazia di ieri. Maroni e Zaia in queste ore le ho sentite più dei miei genitori, abbiamo concordato la strategia per passare dalle parole ai fatti, perché non va delusa l'attesa di questi 5 milioni e mezzo di cittadini, la stessa opportunità la offriremo a tutte le regioni italiane, a nord e a sud, che lo chiederanno. Quindi sono due modelli di Italia diversi, uno quello della sinistra che parte dall'alto e poi si cala sul basso, quello della Lega del centrodestra che invece parte dal basso. Lasciatemi dire che il silenzio di queste ore di Renzi e di Grillo, che di solito parlano di tutto e del contrario di tutto, è abbastanza particolare. Quando partecipano non a un sondaggio, non con un click, ma dal vivo 5 milioni e mezzo di cittadini italiani per chiedere un cambiamento, penso che la politica debba essere tutta felice, tutta dalla stessa parte. Senta, il PD Lombardo dice che è stata bassa l'affluenza. Vabbè, non è il giorno delle polemiche, vedo. Avere 3 milioni di lombardi che in una domenica lombarda di grigio e di acqua scelgono di andare a votare per il cambiamento è una gran notizia. Poi il PD si mette d'accordo con se stessi perché c'erano i sindaci del sì, i sindaci del no, i sindaci del forse, i sindaci astenuti. E quindi penso che la partecipazione di Lombardia e Veneti abbia spiegato al PD da che parte tira il vento. 5 milioni e mezzo di italiani che hanno votato per l'autonomia fiscale, che è una cosa che non si può fare da Costituzione. Che hanno votato perché vengano gestite a livello regionale alcune competenze che lo Stato oggi non è in grado di gestire. Penso all'organizzazione scolastica, alle migliaia di cattedre vuote che ci sono a un mese dall'apertura delle scuole. È chiaro che se tratti col governo in maniera democratica e trasparente per avere più competenze, tratti anche per avere i soldi per gestire quelle competenze. Poi io non dico alla segretaria della Lega ci diciamo tutto perché sarebbe sbagliato e sarebbe una follia, sul referendum fatti nell'ambito dell'unità nazionale, la solidarietà per chi ha bisogno l'ha prevista, però ripeto, lasciar gestire le regioni quello che lo Stato non è in grado di gestire è un bene sia per il nord che per il sud. A me piacerebbe che a trattare col governo non andassero solo Zaia e Maroni, ma andassero anche il governatore dell'Emilia Romagna Bonaccini, il governatore della Puglia Emiliano, perché almeno a parole anche loro la pensano alla stessa maniera. Quindi non si può chiamare autonomia fiscale? Si chiama autonomia e poi è chiaro che dal punto di vista del denaro, perché senza denaro non vai da nessuna parte, occorrerà che il governo riconosca anche una parte di autonomia fiscale a chi rappresenta questi 5 milioni e mezzo di elettori. In queste ore noi stiamo parlando di autonomia mentre la manovra economica sta tagliando altri miliardi di euro di trasferimenti ai comuni e alle regioni. Cioè il governatore dell'Emilia Romagna che dice inizio a trattare sull'autonomia col governo centrale, intanto ha 230 milioni in meno di trasferimenti per le sue scuole, i suoi ospedali e le sue strade. Quindi è chiaro che l'autonomia senza soldi è una scatola vuota. Ma se il governo vi dice di no? Mi sembra strano che il governo possa dire di no di fronte a una partecipazione del genere, anche perché l'Italia può tornare a competere a livello europeo se valorizza le sue identità, i suoi territori e se non decide tutto centralmente. Quindi mi rifiuto di pensare che il governo faccia finta di niente e se ne freghi di 5 milioni e mezzo di cittadini. Grazie. Grazie.